Allora, io mi addentro in questo master in diritto sportivo, dopo aver fatto, ovviamente ringrazio l'Ascari Academy per la possibilità e la disponibilità che ripone sempre in me. Io parto parlando che noi abbiamo, chi mi ha seguito il precedente webinar, abbiamo trattato tantissimi temi in un'ora e quindi da quest'idea è nato questo master in diritto sportivo dove toccheremo nell'arco di 5 lezioni, quelli che vengono a essere i punti chiavi per analizzare questa materia che è il diritto sportivo. Una materia che, come sappiamo, è una materia sempre in itinere ed è una materia dove questo master ha come finalità di dare un ordine per chi vuole avvicinarsi alla materia o chi vuole comunque approfondire, ripetiamo, questa materia che io ci tengo tantissimo, è una materia che col corso degli anni è sempre in evoluzione. Però io non ruberei altro tempo e andrei ad analizzare un po', ecco, i capisaldi della materia. In primis, il caposaldo principale è che cos'è l'ordinamento sportivo. Perché io faccio questa domanda? Perché non c'è una definizione chiara, precisa e univoca dell'ordinamento sportivo. Come vedete in questa slide, io ho utilizzato la definizione del Giannini, che la reputo la più valida. L'ordinamento sportivo non è altro che un insieme di principi, norme e procedure volte a disciplinare e regolare l'attività sportiva transnazionale e le sue conseguenze politiche e sociali. Quindi abbiamo dato una definizione di ordinamento sportivo che però l'abbiamo dovuta individuare. Non è che andiamo in un manuale di diritto sportivo e troveremo la definizione. Io ho scelto questa perché la reputo la più idonea. Ognuno di voi potrà individuare quella che ritiene più opportuna. Però perché ho scelto questa? Perché ci dà, ecco, una definizione chiara e soprattutto piena del diritto sportivo e dell'ordinamento sportivo. Dal punto di vista grafico, ecco, se ci vogliamo immaginare che cos'è un ordinamento sportivo, qui in questa slide parliamo di una piramide, una maestosa piramide dove in alto c'è il CIO. Ovviamente io ho posto in alto il CIO perché è la figura principale degli organi del diritto sportivo e degli organi, qui parliamo della disciplina internazionale. Però ci tengo a dire che questa piramide è composta da tantissime associazioni che hanno in comune, possiamo parlare di associazioni semplici, come viene a essere il CIO, quindi composta esclusivamente da individui, o associazioni composte. Parliamo di associazioni e di associazioni, come possono essere le federazioni sportive internazionali. Ritornando al CIO, che è all'apice di questa maestosa piramide, ci domandiamo che cosa fa il CIO, ma soprattutto che cos'è il CIO. Allora, io ci tengo a analizzare questi due aspetti, perché il CIO come organismo ha una competenza fondamentale in due aspetti che ritengo determinanti per comprendere il diritto sportivo. Il primo, organizza in via esclusiva i giochi olimpici, quindi l'apice dei giochi, anche dal punto di vista delle attrazioni sportive, quella più importante. E poi soprattutto di adottare i principi fondamentali e le linee guida a cui si devono uniformare tutti i soggetti di diritto sportivo e dallo stesso riconosciuti. Ovviamente, per comprendere che cos'è il CIO, proprio dal punto di vista della definizione, ci rifacciamo alla Carta Olimpica e alla Regola 15. La Regola 15 che la definisce come un'organizzazione non governativa, senza fine di lucro, a durata limitata e soprattutto un'associazione riconosciuta dal Consiglio federale svizzero in virtù dell'accordo del 1 novembre 2000 con sede legale nella città di Losanna. Ovviamente in questa piramide ci sono delle ramificazioni. Al di sotto del CIO abbiamo ovviamente i comitati olimpici nazionali, che poi andremo a vedere in maniera più insomma, in maniera più importante nell'altro paragrafo quando parleremo degli organi nazionali, perché ovviamente parleremo del CONI per l'Italia. Ovviamente questi comitati olimpici nazionali hanno natura e forma giuridica diversa a seconda del paese. Qual è la loro competenza? È quella di preservare la loro autonomia, che poi in effetti è l'autonomia che viene riconosciuta al CIO, e soprattutto resistere a pressioni di ogni tipo, quindi quelle politiche
legali, religiosi ed economiche. Quindi ci riportiamo un po' a quello che dicevamo prima sulla definizione del Giannini, su che cos'era l'ordinamento sportivo. Io pongo a fianco, non al di sotto, ai comitati olimpici nazionali, quelle che sono le federazioni sportive internazionali. Le federazioni sportive nazionali, internazionali, scusatemi, sono associazioni non governative, private di tipo composto, che come tali viene affidata da parte sempre del CIO una governance di un determinato sport in via esclusiva. Quindi, per fare un esempio, a me che piace tanto il calcio, la Federazione Sportiva Internazionale viene a essere la FIFA, svolge questa attività di governance di quello che viene a essere il calcio. E il loro compito è quello, in primis, di promuovere e dirigere l'attività sportiva e, in secondo, di adottare decisioni in materia di amministrazione e organizzazione delle competizioni a cui si devono attenere le federazioni sportive nazionali. Ritornando al calcio, Federazione Sportiva Internazionale, FIFA, alle decisioni della FIFA si deve attenere la Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, che è la FIGC. E quindi, dopo aver analizzato le federazioni sportive nazionali, internazionali, per concludere il capitolo degli organi internazionali ci sono le confederazioni, che sono queste strutture intermedie che hanno il compito principale di organizzare quelle che sono le competizioni continentali. Quindi, nello svolgere queste competizioni, devono anche sovraintendere il regolare svolgimento delle stesse nei paesi ad esse affiliati. Qui abbiamo fatto sempre esempio nel mondo del calcio, della UEFA, della CONCACAF e della CONMEBOL. Quindi, per chiarirci sugli organi internazionali, abbiamo posto in questa piramide, al di sopra di tutti, quello che viene a essere il CIO. Sotto il CIO abbiamo i comitati olimpici nazionali, quindi dei vari paesi, a fianco alle federazioni sportive nazionali e le confederazioni. Quindi io passerei all'altro tema, che sono gli organi nazionali. Quindi, come ho detto, e quindi ci facciamo gli organi internazionali, comitati olimpici nazionali in Italia, Comitato Olimpico Nazionale e il CONI, istituito nel 1942 e regolato dalla disciplina legislativa del 99, numero 242. La definizione del CONI la troviamo nell'articolo 1 dello Statuto, che è una confederazione, pertanto, di federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ed è un'autorità di gestione, regolazione e disciplina delle attività sportive, intese come parte integrante dell'educazione della cultura nazionale ed elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo. Quindi ha un ruolo davvero importante il CONI all'interno del diritto sportivo e dell'ordinamento sportivo italiano. E come autorità, come organo, cura, coordina e presiede l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, quindi promuove la diffusione del patrimonio sportivo, tutela i valori culturali, sportivi e soprattutto i settori giovanili, ed è tenuto a garantire, quindi, poi lo vedremo anche in un'altra lezione, giusti procedimenti in materia di controversie sportive e svolge anche una funzione di salvaguardare la salute degli atleti e combattere ogni forma di violenza e discriminazione dello sport. Quindi sono in effetti le funzioni che svolge, di richiamo quello che svolge il CIO, quindi all'interno del nostro sistema l'organo di riferimento principale è il CONI. Abbiamo detto che il CONI, come tale, è una confederazione delle discipline sportive associate e delle federazioni sportive nazionali. Quindi andiamo a vedere che cosa sono le federazioni sportive nazionali. Prima vi ho fatto il riferimento sempre nel mondo del calcio, FIFA, FIGC. In questo caso, quindi parliamo di FIGC, perché parliamo di federazioni sportive nazionali, per farvi l'esempio, ma che cos'è? È un'organizzazione riconosciuta dal CONI, avente quindi personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che ha il compito, ecco, di, nel rispetto delle deliberazioni, gli indirizzi posti dal CIO e dallo stesso CONI, di svolgere, di rappresentare in via esclusiva determinata attività sportiva all'interno del territorio nazionale, mediante affiliazione alla federazione sportiva internazionale di riferimento. Quindi, ecco qui, ho fatto l'esempio FIFA-FIGC. Ecco, ad esempio, la FIGC
svolge l'attività di rappresentare il gioco del calcio in Italia e all'estero grazie al riconoscimento che ha ottenuto dalla FIFA e dal CONI. Accanto alla federazione sportive nazionali, abbiamo detto, ci sono le discipline sportive associate. Le discipline sportive associate sono associazioni come tali riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI e hanno il compito un po' di svolgere l'attività delle federazioni sportive nazionali, di promuovere e diffondere queste attività sportive. La differenza sta più che altro nell'attività sportiva di riferimento, perché non parliamo più di sport ampiamente diffusi, ma di sport emergenti che hanno bisogno proprio di questa attività, ecco, volta a promuovere questi sport. Io qui ho fatto gli esempi della Federazione Italiana Palla Tamburello, Federazione Italiana Sport Bowling e Federazione Cricket Italiana. Ovviamente per completare il novero degli organi nazionali ci sono gli enti di promozione sportiva. Gli enti di promozione sportiva sono sempre delle associazioni riconosciute dal Consiglio nazionale, del CONI del 1986. Sono associazioni che hanno un'autonomia normativa interna e, come, associazioni svolgono la loro attività nel rispetto di quelli che vengono a essere i principi, come vediamo qui, e le regole adottate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e ovviamente dalla normativa sportiva antidoping del CONINADO. E il loro compito però si differisce ancora perché è un compito di promozione e di organizzazione di attività motorio sportive con finalità ricreativo formativo. Cioè, a differenza di quello che abbiamo visto con le discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, la caratteristica determinante e fondamentale è quella di interessarsi ad attività sportive motorie che non hanno un carattere puramente e squisitamente agonistico. In chiusura, perché ci tenevo a parlarne nell'ambito della struttura degli organi nazionali, ho inserito anche le leghe. Noi spesso, io ci tengo che farò spesso esempi del mondo del calcio, perché comunque è una materia complessa, è anche una materia che attrae molto. A volte parliamo di presidente di Lega, presidente della FIGC e facciamo un po' di confusione. E quindi qui invece cerchiamo, ecco, di chiarire alcuni aspetti. In questo caso le leghe sono organismi associativi tra persone giuridiche affiliate che svolgono una funzione di rappresentanza. Questi organismi hanno assunto sempre più importanza nei sport principali, sport economicamente più importanti. E quindi tra gli sport più importanti ovviamente c'è il calcio. Nella loro funzione di rappresentanza hanno un compito fondamentale nel partecipare a quelle trattative per giungere alla conclusione degli accordi collettivi di lavoro per la predisposizione dei contratti tipo, ma non solo, svolgono una funzione di tutela degli interessi collettivi degli associati nei confronti e nei rapporti con quelle che vengono a essere le altre leghe e con la federazione di riferimento. Con altri casi, quindi con soggetti terzi, è necessaria una specifica delega da parte di ogni singola società. Ovviamente il ruolo delle leghe non è solamente una funzione di rappresentanza. Parliamo quindi di associazioni privatistiche, come ho detto, dotati di potere di rappresentanza, ma che hanno anche potere, un'autonomia, anzi, per meglio dire, organizzativa e amministrativa. Qui parliamo anche senza finalità lucrative, soprattutto hanno anche un'altra caratteristica, una legittimazione processuale ad adire e resistere in giudizio in merito alle vicende contrattuali riguardanti le leghe, e quindi in questo caso ovviamente è necessario sempre delle speciali deleghe. Ho parlato di autonomia organizzativa e amministrativa, perché il compito delle leghe è quello di organizzare le manifestazioni sportive, fissare le date e gli orari delle partite di campionato. Vediamo, ecco, che soprattutto negli ultimi anni, con sempre più l'importanza dei diritti televisivi, di quanto è importante l'intervento della Lega. È la Lega che decide che quella partita verrà giocata in data tot, oppure in quell'orario lì. Cioè,
è la Lega che decide determinate cose, e soprattutto è importante anche per anche le categorie cosiddette inferiori. A volte vediamo che vengono posti dei parametri che non vengono rispettati. Le leghe hanno il compito di indicare i criteri, i parametri per l'iscrizione ai tornei, ma non solo, hanno competenza anche nell'individuare quelli che sono gli obblighi in materia di sicurezza, di agibilità, di capienza degli impianti. Quindi le leghe, soprattutto in questa epoca dove determinati sport hanno raggiunto un'importanza, possiamo dire, fondamentale, assumono anche loro di riflesso un'importanza davvero tale da poter essere inserite nel novero degli organi nazionali, nonostante sia un qualcosa di diverso, di distaccato rispetto a questa struttura di cui abbiamo parlato, quindi CONI, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Allora, abbiamo concluso con gli organi nazionali e io mi sono voluto soffermare anche su quello che viene a essere il fenomeno sportivo in Italia e in Europa. Perché l'ho voluto trattare? Perché poi dall'evoluzione del fenomeno sportivo capiamo perché è diventato importante per quello che facciamo tutti i giorni. Perché il fenomeno sportivo viene inquadrato come ordinamento giuridico in maniera relativamente tardi. Abbiamo l'intervento del Romano con la pluralità degli ordinamenti giuridici, che è il primo a dire un fenomeno sportivo può essere inquadrato come ordinamento giuridico sulla base di tre elementi essenziali. Cioè, un ordinamento giuridico per il Romano è tale perché ci sono tre elementi essenziali, che sono ovviamente la società, che è l'insieme dei soggetti, la normazione, che è quel complesso di regole organizzative, e l'ordine sociale, che sarebbe quel sistema di struttura nel quale i soggetti della società si muovono. L'altro importante giurista che ha cercato, ecco, di inserire nell'ambito dell'ordinamento giuridico il fenomeno sportivo è ovviamente il Severo Giannini, che parla di ordinamenti diffusi nel soffermarsi sull'ordinamento quindi sportivo nazionale e l'ordinamento sportivo sovranazionale mondiale. Dal punto di vista proprio delle leggi, il riferimento allo sport arriva relativamente tardi, perché in Italia nella Costituzione Repubblicana del 48 non abbiamo riferimento al fenomeno sportivo né dal punto di vista singolo né dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo aspettare la riforma del titolo quinto della Costituzione con la nuova formulazione articolo 117, dove si parla di ordinamento sportivo. Si parla di ordinamento sportivo perché nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di legiferare, quindi si parla per questo aspetto. Io ho fatto questo parallelo perché se nel 48 non si fa riferimento allo sport nell'ambito della nostra Costituzione, nel 57, nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, nemmeno c'è cenno allo sport. Si deve aspettare addirittura il 2009 per avere il riferimento al fenomeno sportivo, che viene incluso nelle competenze di coordinamento e sostegno dell'Unione Europea, quindi col Trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Quindi passano in circa 50 anni dai primi riferimenti legislativi ai secondi per ottenere, ecco, un chiaro riferimento a quello che viene a essere lo sport. Come ho detto, l'articolo 117 diviene fondamentale anche perché all'interno degli statuti delle regioni si fa riferimento all'ordinamento sportivo, si fa riferimento allo sport anche in ottica di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo, che comprendono, ecco qui, tra l'altro, la promozione di attività sportive, ricreative e la realizzazione di impianti e attrezzature. Nella fase, diciamo, quel periodo di vuoto tra la Costituzione Repubblicana e l'intervento della riforma del titolo quinto della Costituzione, abbiamo una tutela mediata attraverso gli articoli 2 e 18 della Costituzione. Invece, dal punto di vista del diritto comunitario, avremo, che sono fondamentali, gli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Abbiamo detto, quindi lasciando
il fenomeno sportivo in Italia e andando in Europa nell'ambito dei trattati istitutivi della comunità, come i trattati istitutivi della comunità europea non facevano riferimento allo sport, al fenomeno sportivo, e quindi questo ha favorito la tesi che c'era una zona franca per quanto riguarda il diritto sportivo rispetto alle norme primarie derivate dell'ordinamento comunitario, quindi un'autonomia e indipendenza riconosciuta a quello che veniva a essere il fenomeno sportivo. Ciò è stato fugato, come abbiamo detto, da trattato istitutivo della trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di Lisbona, che, ripeto, ha incluso lo sport tra le competenze di coordinamento e sostegno dell'Unione. Come abbiamo detto, fino prima di giungere a questo intervento fondamentale del 2009, dal punto di vista del diritto comunitario, si è andato avanti parlando del fenomeno sportivo attraverso pronunce della Corte di Giustizia. E proprio questo intervento plurimo della Corte di Giustizia ha permesso di avvicinare il diritto sportivo al diritto comunitario, per poi giungere, come ho detto, a questo intervento del trattato istitutivo. Ci sono cinque fasi importanti da analizzare per giungere quindi allo sviluppo del diritto sportivo nell'ambito del diritto comunitario. Fasi che saranno importanti analizzare. La prima, che prende spunto proprio dagli anni 70, ha come tema, ecco, la soggettibilità dell'attività sportiva a quelli che vengono a essere i principi della Comunità Europea, quindi del Trattato della Comunità Europea, con particolare riferimento a quello che viene a essere la libertà di circolazione. Quello che emerge ovviamente è che cosa? L'attività sportiva, in quanto attività economicamente rilevante, è un'attività che rientra nell'ambito di applicazione del diritto europeo. Abbiamo poi la seconda fase che andremo poi a analizzare nello specifico, che è la fase che è caratterizzata dalla sentenza Bosman, sentenza che ancora oggi ne parliamo degli effetti soprattutto nel mondo del calcio, che comunque è una sentenza capillare. La terza fase, che invece è la sentenza delle conseguenze che ha portato la sentenza Bosman. Qui ha parlato di due sentenze, che sono la De Liège e la Letonen, che andremo a analizzare. La fase 4 è un'altra fase che, per certi versi, per importanza, può essere avvicinata a quella che viene a essere la sentenza Bosman, che è la sentenza Meca Medina Imagen, dove la Corte di Giustizia interviene direttamente sul tema della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, quindi è un intervento importante. E infine l'ultima fase, la quinta, che è la fase attuale, la fase dove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea viene chiamata in causa per tanti temi inerenti al mondo del diritto sportivo, comunque dell'attività sportiva, temi che vanno dall'applicazione dell'IVA all'uso dei marchi, ai diritti televisivi, alle scommesse, e ad oggi abbiamo anche la Superlega, quindi tanta carne a cuocere. Importanza hanno anche per le sentenze che andremo a analizzare il potere che è riconosciuto quindi all'Unione Europea di stipulare accordi con quelli che vengono a essere organizzazioni internazionali e paesi terzi sulla base dell'articolo 37 del Trattato dell'Unione Europea, in merito a quella possibilità di stipulare accordi che possono riguardare, tra le altre cose, soprattutto il rispetto della parità di trattamento e il principio di non discriminazione, in modo tale da equiparare i cittadini di questi stati terzi ai cittadini dei stati membri dell'Unione Europea. Importante questo articolo 37, perché lo andremo a trovare nelle sentenze che andremo a analizzare. Per essere, ecco, più chiari sul discorso che abbiamo fatto adesso, quindi per andare anche a analizzare il fatto storico, quindi diventa anche un po' meno pesante la lezione di oggi, tutto parte dalla sentenza Werbreib Koch del 74, dove si chiarisce che lo sport professionistico non costituisce un'eccezione al diritto europeo. Il fatto è semplice: Werbreib e Koch sono due tecnici olandesi di una disciplina, lo steyr,
disciplina di ciclismo su pista che preparavano due atleti di nazionalità spagnola in vista dei mondiali di specialità. Però l'UCI, Federazione Sportiva Internazionale di riferimento del ciclismo, emana un regolamento dove vieta che gli atleti potessero essere allenati da tecnici non facenti parte della stessa nazione, dello stesso paese. Quindi URV e COCH decidono di agire per le vie legali sulla base dell'attuale articolo 18 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, quindi che vieta la discriminazione basata sulla nazionalità. Quindi il giudice olandese è costretto a sospendere il procedimento e rinviare dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e la quale afferma che le norme in materia di prestazione, quindi di servizi e di lavoro subordinato, sono disciplinate dal diritto comunitario, pertanto devono essere rispettate dai soggetti di diritto pubblico e soggetti di natura privata, quindi anche dalle federazioni, sulla base che l'attività sportiva in quanto tale è un'attività disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica rilevante. Quindi da questo punto si inizia a capire che il diritto comunitario può essere applicato nell'ambito di quello che viene a essere l'attività sportiva, il fenomeno sportivo a certi livelli. Sulla stessa linea d'onda è la sentenza Donà del 75. Sentenza Donà del 75, dove qui abbiamo il caso del signor Mantero, che era il presidente della società Rovigo di calcio, che aveva fidato un mandato al signor Donà di trovare dei calciatori stranieri che potessero essere validi per gli obiettivi prefissati dalla società. Il problema è che la FIGC vietava l'acquisizione di calciatori stranieri, e per l'acquisizione dei calciatori stranieri era necessaria proprio un'autorizzazione, un'approvazione da parte della stessa federazione. Pertanto, una volta venuto a conoscenza di ciò, Mantero non riconosce il rimborso spese chiesto da Donà. Donà è costretto pertanto ad agire per le vie legali, e in tal caso agisce per gli articoli 7, 48 e 59 del Trattato Comunità Europea per l'incompatibilità di questo regolamento federale. Ovviamente il giudice italiano, il giudice della città di Rovigo, è costretto a rinviare dinanzi alla Corte Europea. La Corte Europea sulla base di che cosa? Sulla base che sulla questione se un cittadino comunitario è libero di svolgere la sua attività economica in un altro Stato membro, ciò può essere esteso anche per i calciatori professionisti. La Corte di Giustizia riafferma i principi, i valori espressi nella sentenza URV e COCH, e praticamente non riconosce un regolamento che discrimina i lavoratori in base a quello che viene a essere la nazionalità. Quindi sono due sentenze apripista, però come abbiamo detto la sentenza basilare, la sentenza fondamentale di questo percorso è la sentenza Bosman. Fatto storico importante da sapere è che Jean-Marc Bosman era un calciatore, soprattutto per i più giovani, attenzione a quello che sto dicendo, era un calciatore dell'RFC Liegi che aveva il contratto scaduto dal 90. Nel 95 arriva una proposta del Dunkirk, ovviamente questo non c'è sulle slide, nel Dunkirk, che vuole ingaggiare il calciatore. Dinanzi alla richiesta di un indennizzo da parte dell'RFC Liegi, la trattativa sfuma, e pertanto Bosman decide di agire in giudizio nei confronti dell'RFC Liegi, perché giustamente si sente danneggiato da quello che è accaduto. Il problema si pone quando la Corte d'Appello di Liegi sospende il giudizio perché rinvia pregiudizialmente dinanzi alla Corte dell'Unione Europea, Corte di Giustizia, per due questioni. In primo, se compatibile col diritto comunitario, la richiesta di un club di un indennizzo per il trasferimento
di un giocatore che ha il contratto scaduto, è vero stesserato, ma scaduto. Quindi, come si può chiedere un indennizzo per ciò? E dall'altra parte, la compatibilità di quei regolamenti delle federazioni sportive e delle associazioni che limitano la partecipazione di giocatori, sì, stranieri, ma allo stesso tempo comunitari e quindi facenti parte dell'Unione Europea alle competizioni da loro organizzate. Su questo punto, ovviamente, da un lato la Federazione Belga e dall'altro la UEFA cercano di tutelarsi. La Federazione Belga sostiene che non possono essere posti allo stesso livello tutti i club di calcio, perché alcune possono essere considerate imprese, altre invece no. E questo rientra nell'FC Liegi, che è una piccola società di calcio la cui attività economica è trascurabile rispetto all'attività sportiva. Soprattutto è importante la questione sulle norme sui trasferimenti, perché la Federazione Belga sostiene che bisogna incentrare il problema, la dinamica, non tanto sui rapporti di lavoro tra calciatore e club di appartenenza, ma tra i rapporti economici tra le società, quindi la società che acquista e la società che cede. Dall'altra parte, l'UEFA forse aveva il sentore, scusatemi, che qualcosa non potesse andare per il verso giusto e quindi si attiene a una elasticità da parte della Corte di Giustizia, soprattutto tenendo conto che parliamo di una specificità, di una materia specifica come lo sport. Le questioni più importanti che portano avanti UEFA e Federazione Belga sono tre, che poi possiamo dire viviamo ancora oggi. Qualora fosse stata accolta la tesi di Bosman, c'era un problema che era quello di preservare il legame tradizionale tra la società calcistica e il proprio paese e quindi anche quell'identificazione tra il club e i tifosi. Facciamo un esempio. Tanti anni fa si parlava del Piacenza degli italiani, che era una squadra composta esclusivamente da giocatori di nazionalità italiana. Oggi sembra che sia un qualcosa di impossibile immaginarlo. Oppure queste norme, le norme che ponevano un indennizzo per il trasferimento di un giocatore col contratto scaduto, erano necessarie, secondo la UEFA e la Federazione Belga, per garantire una riserva di calciatori nazionali da mettere in campo per tutte le squadre di quel territorio nazionale e soprattutto in tutti i ruoli. Andiamo ad analizzare il nostro campionato. Le punte, visto che in Italia si parla sempre che manca l'attaccante centrale, l'attaccante di riferimento, se andiamo a prendere i club di vertice, solamente la Lazio ha un attaccante di nazionalità italiana. E infine, la limitazione più importante che sostenevano la UEFA e la Federazione Belga era in modo tale di garantire un equilibrio sportivo tra le società. Ad oggi vediamo la corsa ai parametri zero a dei ingaggi spropositati. La Corte sostiene comunque che le tesi della UEFA e della Federazione Belga sono inesatte, incoerenti, inidonee a insomma, quanto richiesto, perché la Corte di Giustizia sostiene che il fatto che una società chieda per un calciatore col contratto scaduto un indennizzo per il suo passaggio a un altro club di un altro Stato membro, ciò comporta una limitazione della libera circolazione delle persone e una limitazione alla libera circolazione di quelli che vengono a essere i lavoratori. Pertanto, la Corte sostiene che il principio di libera circolazione dei lavoratori è in contrasto con l'applicazione di norme emanate da associazioni sportive che richiedono un indennizzo per il trasferimento, la formazione o la promozione di un calciatore con il contratto scaduto che voglia trasferirsi da una società ad un'altra società di uno Stato membro differente. È soprattutto lo stesso principio, quindi il principio di libera circolazione dei lavoratori, è in contrasto con l'applicazione di norme emanate da associazioni sportive che limitano la partecipazione di calciatori professionisti appartenenti quindi sempre agli altri stati membri, quindi la limitazione dei famosi calciatori comunitari. Direi
Di conseguenza abbiamo delle sentenze. Io ho preso la sentenza de Liege che era un'importante judoka belga che venne esclusa da partecipare a un incontro, una gara di Parigi nel 96. Dopo l'esclusione ovviamente decise di agire per le vie legali e la Corte di giustizia afferma in primis la sua competenza solamente nell'ambito dell'interpretazione del principio di libera prestazione dei servizi. Poi sostiene invece che la materia rientra nella sua competenza in quanto attività economicamente rilevante in virtù dei sussidi previsti per i risultati sportivi ottenuti e per i contratti di sponsorizzazione connessi ai risultati conseguiti dall'atleta. Il problema più grave della De Liege, però, non è questo, qui nella slide non lo troviamo. Il problema è quello che la Corte afferma la propria competenza in materia e non gli interessa se la federazione di appartenenza considera l'atleta dilettante o professionista. Ciò che interessa all'Unione, al diritto del comunitario è che l'attività svolta dallo sportivo sia un'attività economicamente rilevante. E in più, la Corte afferma che non è in contrasto col diritto comunitario una norma emessa da una federazione che limita la partecipazione di un atleta professionista o presunto tale a una gara di alto livello che non riguarda gare nazionali, laddove la limitazione è necessaria quindi base a un'autorizzazione, un procedimento di selezione per la stessa organizzazione dell'evento. Quindi è importante questa sentenza per questo aspetto. Ovviamente chi avrà bisogno del materiale sulla sentenza dell'IEC può contattarmi anche in privato. Andando avanti con le sentenze, c'è l'altra sentenza che manca nelle slide, che è la sentenza Letonen. Brevemente, la sentenza Letonen riguarda un atleta di pallacanestro finlandese che, come tale, praticamente qui parliamo della legittimità di porre dei limiti temporali al trasferimento degli atleti. Se da un lato quindi la Corte afferma può essere visto come un contrasto con le norme di diritto comunitario, il fatto che ci siano degli archi temporali nel quale, sfere temporali nel quale trasferire un atleta da uno Stato membro a un altro, da una federazione a un altro, dall'altra parte però questa limitazione risponda alle esigenze di garantire una regolare competizione tra le varie squadre di quella federazione. Basti pensare, che ne so, faccio l'esempio, pallacanestro, fine campionato si vanno a prendere i giocatori, che ne so, americani. Invece, così facendo, si garantisce l'integrità dello sport. Quindi la Corte afferma con la sentenza Letonen che si può, ecco, derogare alla libera circolazione degli atleti, laddove si risponde però a delle esigenze specifiche e che non riguardano ragioni di natura economica. Con il caso Malaca e poi il successivo Kolpak, ritorniamo all'articolo 37 del Trattato dell'Unione Europea, quindi gli accordi di cooperazione, di associazione tra l'Unione Europea e Stati terzi. In questo caso, una sentenza del 2000, la Federazione Francese di Pallacanestro limita al numero 10 di atlete da poter schierare ai club con massimo due atlete non facenti parte dello spazio economico europeo. Il Racing Club di Strasburgo aveva già ingaggiato 10 atlete, scusatemi, aveva già ingaggiato due atlete di nazionalità, una bulgara e una croata, quindi al di fuori dello spazio economico europeo. E pertanto chiedeva alle autorità sportive francesi di considerare la giocatrice Malaka, giocatrice polacca, equiparabile a un atleta dello spazio economico europeo sulla base di questo accordo di cooperazione tra Unione Europea e Polonia. La richiesta venne respinta, ma la Corte d'Appello francese sostenne che la Malaka era regolarmente presente sul territorio francese perché era munito di un permesso di soggiorno e il suo contratto di lavoro non era in contrasto con le normative di diritto interno. Quindi il diniego
da parte dell'autorità francese non impediva, l'autorità francese, sportiva francese non impediva alla Maraca di essere considerata regolarmente assunta in Francia e soprattutto equiparata in base all'accordo di cooperazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro con i cittadini francesi, sia per quanto riguarda in materia di retribuzione che di licenziamento. Pertanto, l'omologazione del contratto della Malacca non era un potere discrezionale nelle mani dell'autorità sportiva francese e il contratto di lavoro della Malacca doveva, in base all'accordo di cooperazione, esplicare tutti i suoi effetti. Da questo punto di vista, un po' similare è la sentenza Kolpak, dove il Tribunale di secondo grado tedesco rimette la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea perché praticamente chiede se c'è una compatibilità o incompatibilità tra l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Slovacchia in merito a che cosa? A cittadini slovacchi che sono presenti sul territorio dell'Unione Europea, regolarmente presenti, legalmente presenti sul territorio dell'Unione Europea, nello svolgere la loro attività di lavoro e quindi essere equiparati per quanto riguarda le condizioni di lavoro, sia dal punto di vista di retribuzione e del licenziamento, un principio di non discriminazione e di parità di trattamento. Se questo accordo era compatibile con la norma, il regolamento emanato dalla Federazione Sportiva Tedesca che limitava la partecipazione di atleti non facenti parte dello spazio economico europeo in determinate gare o determinate competizioni. La Corte afferma la piena applicazione, la diretta applicabilità dell'accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e la Slovacchia, e quindi i cittadini slovacchi possono far valere questo loro diritto dinanzi al giudice nazionale dello Stato membro ospitante, e soprattutto questo accordo, questo loro diritto vale nei confronti degli atti emessi dalle autorità pubbliche come dalle autorità, dagli organismi privati, quindi federazioni e associazioni. Pertanto, la Corte afferma dell'incompatibilità per quanto riguarda l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Repubblica Slovacca e che questo regolamento che praticamente rendeva impossibile la partecipazione di un cittadino slovacco, nonostante l'accordo di associazione dell'Unione Europea e la Repubblica Slovacca, a partecipare alle competizioni e alle coppe di questa federazione tedesca di pallone. Detto ciò, ci sono altre due sentenze, brevemente, quella di Simutenko e Beccavici. Entriamo nel mondo del calcio. Simutenko, che ha giocato anche nella Reggiana, era un calciatore russo che praticamente all'epoca era tesserato nel Deportivo Tenerife, munito di un regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, chiedeva che la propria licenza da calciatore non comunitario venisse trasformata in licenza comunitaria sulla base di che cosa? Sull'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Russia. Un po' quello che abbiamo detto prima, sulla base del principio di non discriminazione e sulla parità di trattamento dei lavoratori. Da questo punto di vista, sulla stessa scia, c'è il caso Cavecci, dove qui invece si limita la possibilità che le federazioni sportive nazionali possano introdurre regolamenti che a loro volta limitano la partecipazione di calciatori facenti parte di paesi terzi, che però hanno stipulato degli accordi con la comunità europea proprio al fine di equiparare il lavoratore dello Stato membro con il lavoratore di questo paese terzo. Abbiamo la sentenza Meca Medina Magen, qui andrò un po' più lento perché è una sentenza importante, perché la Corte di giustizia dell'Unione Europea interviene per via diretta, non più per via pregiudiziale. Parliamo di due nuotatori sospesi perché sono stati trovati positivi al nandrolone, la FINA, che è la Federazione Internazionale Nuoto, li sospende per 4 anni, ridotta questa pena a 2 anni dal TAS. Però questi due atleti decidono di agire sulla base, sul discorso di una incompatibilità tra le norme in materia di antidoping del CIO
in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi del diritto comunitario, e propongo un ricorso alla Commissione europea, che era all'epoca detentrice del potere in materia di politica di concorrenza. La Commissione respinge il ricorso e pertanto questi due atleti decidono di agire proponendo ricorso all'annullamento, diretto all'annullamento della decisione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale di primo grado sostiene che non c'è una connessione tra le norme in materia di antidoping e le sanzioni disciplinari conseguenti e in materia di diritto comunitario sulla concorrenza e libera prestazione di servizi. La caparbietà di Meca Medina e Magen viene premiata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione, che decide come giudice di secondo ed ultimo grado, che in maniera anche sorprendente dà ragione alla tesi di questi due atleti, sostenendo che cosa? Che una norma che abbia un carattere puramente sportivo non comporta che il soggetto che svolge l'attività sportiva o l'organismo che l'abbia menata non possa essere sottoposto all'applicazione del diritto comunitario. L'altra tesi, sempre portata avanti dalla Corte, è in merito al fatto che le norme in materia di libera prestazione dei servizi e in materia di concorrenza, seppur non fanno riferimento allo sport, ciò non implica che l'attività sportiva di per sé è sottratta dall'applicazione del diritto comunitario. Quindi c'è una piena svolta con la sentenza Meca Medina Magen. Siamo quasi in chiusura di questo elenco di sentenze, poi procederemo con la seconda domanda e chiuderemo con il caso Superlega. Questa sentenza riguarda un calciatore, Olivier Bernard, e l'Olympique Lione. Una sentenza interessante perché qui abbiamo dei temi in materia di retribuzione, del vincolo di subordinazione, ma soprattutto il tema in merito all'obbligo dei giocatori primavera di stipulare il primo contratto professionistico con il club di appartenenza, con il club che è stato, con il quale è stato tesserato e si è formato. E la conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo, la previsione di un indennizzo come ristoro per le spese sostenute per la formazione dei giovani calciatori. L'intervento della Corte per capire effettivamente se questo obbligo e questo ristoro siano in contrasto con le norme del diritto comunitario. La Corte afferma che la previsione di un ristoro è per certi versi necessario per tutelare soprattutto quei piccoli club che sarebbero scoraggiati nel formare dei calciatori per poi perderli al primo contratto professionistico. Però la Corte sostiene che si debba parlare di ristoro e non di risarcimento. Pertanto deve essere proporzionato all'attività svolta e non superiore a quello che abbiamo detto, perché in tal caso sarebbe una scure sulla testa del calciatore che si troverebbe nel rifiutare, ecco, l'offerta di un altro club, di un altro stato membro, per paura di ritrovarsi a dover pagare una sanzione, comunque dover risarcire di tasca proprio questa somma. E allo stesso punto un club si rifiuterebbe di prendere un calciatore con il rischio incorrere, ecco, che il calciatore possa andare incontro a delle sanzioni e potrebbe virare su altri profili. E quindi ciò che sostiene la Corte è che è giusto prevedere un ristoro nel mancato qualora non venga rispettato tale obbligo, ma questo ristoro deve essere equiparato all'attività di formazione, all'attività di tesseramento e al finanziamento di ciò, qualora sia sproporzionato rispetto alle spese sostenute, allora si parla di una limitazione della libera circolazione degli atleti e quindi dei lavoratori. Clara, siamo proprio agli sgoccioli, passerei alla seconda domanda ed ultima, per poi soffermarci sul caso Superlega, che è il caso, insomma, d'appeal dell'ultimo biennio.
Perfetto, allora procedo con la seconda domanda. Se posso, dare, ecco, un piccolo suggerimento, abbiamo parlato solo effettivamente di un trattato nel nostro discorso sull'adeguamento del diritto sportivo al diritto comunitario, quindi l'ho ribadito più volte, quindi mi auguro di avere una risposta 100% positiva dai partecipanti. Mancano 30 secondi al termine del secondo minuto. Siamo quasi al termine del secondo minuto. Ok, posso condividere la risposta, Domenico? Certo, vediamo, mi auguro di avere una percentuale più alta. Penso di sì, Ci quindi siamo riusciti la risposta nell'obiettivo. corretta era la prima. E ci siamo riusciti nel nostro obiettivo, anche perché del trattato di Nizza e di Amsterdam non ho proprio parlato, quindi si poteva rispondere come poi hanno risposto effettivamente. Clara, io, visto che siamo agli sgoccioli di questa lezione, mi Sì. soffermo sul caso Superlega, che è il tema più interessante degli ultimi anni, e lo analizzeremo insieme a voi. Poi, ovviamente, chi vuole altre delucidazioni anche in privato mi può contattare. Allora, riprendo il discorso sul caso Superlega. Quindi, abbiamo detto, con la quinta fase delle sentenze che si trova dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, abbiamo sentenze variegate, come abbiamo detto. Quindi, più variegato è il caso di Superlega, non so cosa ci possa essere. Parliamo di insomma, fatto storico, molto, lo sappiamo tutti, nella notte tra il 18 e il 19 aprile del 2021, 12 club, 6 mi pare inglesi, 3 spagnoli e 3 italiani, annunciano la nascita di questa Superlega. Tutti sappiamo che la Superlega è una competizione, ma prima di essere una competizione, la Superlega è una società di diritto spagnolo con sede legale a Madrid. E questo è fondamentale per poi parlare della contesa tra la Superlega e UEFA. Il compito della Superlega, quindi, qual era? Era quello di organizzare la competizione, appunto Superlega, alla quale dovevano partecipare 20 club, 15 dei quali sarebbero stati i club fondatori, quindi si sarebbero aggiunti altri 3, e 5 squadre selezionate in base ai risultati ottenuti nella stagione precedente. Importante da dire che questa competizione si deve svolgere parallela alle competizioni della UEFA, e quindi questa competizione si sarebbe svolta in turni infrasettimanali, così da permettere ai club di partecipare ai campionati nazionali. Ovviamente sappiamo che la diatriba tra UEFA e Superlega è andata avanti, e ad oggi insomma, c'è stato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e prossimamente ci sarà una decisione. Eventualmente poi, se ci sarà occasione, ne parleremo. Perché sì alla Superlega e perché no? Questo è il quesito che mi sono posto e la voglio analizzare insieme a voi. Perché sì? Perché bisogna riconoscere la libertà agli enti collettivi di costituire tra loro società e
associazioni. E quindi già per questo è un motivo, come poi il principio di libera autonomia negoziale dei privati, e se andiamo nell'ambito italiano, abbiamo quindi la libertà di associazione e la libertà di iniziativa economica privata. Oltre a questi principi ci sono dei precedenti, precedente FIBA, Eurolega, e il precedente ISU. L'Eurolega sappiamo che è una competizione istituita negli anni 2000, una competizione chiusa, alla quale partecipano i club di basket individuati in base al ranking nazionale e internazionale con licenza decennale. Una competizione chiusa che si pone parallela alla competizione della FIBA. Il problema si pone quando nel 2016 la FIBA Europa introduce la Champions League di basket come soluzione alternativa all'Eurolega. La tensione tra FIBA e Eurolega arriva a tal punto che la FIBA inizia a minacciare delle sanzioni gravissime, l'esclusione dai club dei campionati nazionali e degli atleti dalle nazionali. La questione viene portata innanzi al Tribunale Distrettuale di Monaco, dove ha sede legale la FIBA, che sostiene, afferma l'abuso di posizione dominante della FIBA, allorché addirittura tra le sanzioni minacciate, paventate, c'è l'esclusione delle nazionali dalle competizioni. All'epoca giochi olimpici del 2016 e europei del 2017. Come ho detto, l'altro caso è il caso ISU, da International Skate Union, che riguarda la federazione internazionale di pattinaggio, di skate, scusatemi, che realizza, comunque organizza le competizioni più importanti e soprattutto determina norme di affiliazione alla stessa ISU. Questa federazione non ha autorizzato la realizzazione di una competizione terza e ha indotto praticamente il proprietario, colui che voleva realizzare questa competizione, ad abbandonare il progetto. Però il problema dove sta è la minaccia che l'ISU ha posto ai suoi tesserati, ovvero che qualora avessero partecipato, alla competizione, ovviamente terza, sarebbero stati sospesi per il resto della loro vita dalle competizioni ISU. Ovviamente sulla questione è intervenuto il Tribunale dell'Unione Europea, che ha affermato che la minaccia paventata, la sanzione paventata, è una sanzione così spropositata, così arbitraria, che la condotta portata avanti dall'ISU è una condotta che va a ledere quello che viene il principio di concorrenza. Perché sì, abbiamo detto, adesso analizziamo perché no alla Superlega. Perché no? Perché nel panorama sportivo internazionale e non solo, ci sono un insieme di norme, di disposizioni che vietano la costituzione di società, associazioni che possono svolgere quelle funzioni di organizzazione dei campionati. Importanti da questo punto di vista vengono a essere l'articolo 49 e 51 dello statuto della UEFA, dove la UEFA si riconosce la competenza esclusiva a organizzare le competizioni internazionali europee alle quali devono partecipare federazioni nazionali e società ad esse affiliate, e il divieto di combinazione e alleanze tra gli affiliati senza l'intervento dell'UEFA. Quindi in una situazione del genere si capisce che l'esclusiva funzione organizzativa di secondo livello non può essere affidata ad enti diversi a quelle che vengono a essere le federazioni sportive nazionali. Quindi da questo punto di vista, andando nel panorama nazionale, abbiamo visto che anche all'interno del nostro panorama nazionale ci sono delle norme che vietano quindi alle società o comunque agli enti di costituire comunque delle associazioni volte alla realizzazione dei campionati. E soprattutto quando c'è il tesseramento, l'affiliazione a una determinata federazione sportiva, cosa succede? Si entra a far parte di un organismo associativo e si accettano le regole organizzative, e pertanto si accetta anche l'esclusivo potere riconosciuto dalla federazione
di svolgere queste funzioni organizzative di secondo livello. In merito sempre alla tematica Superlega, c'è stato anche l'intervento del Consiglio federale della PGC con la modifica dell'articolo 16 delle NOIF, dove praticamente in merito a quello che viene a essere la decadenza e revoca delle affiliazioni della FIGC, si è intervenuti sostenendo che su delibera del Consiglio federale, su proposta del Presidente, è possibile decidere di far decadere dalla società professionisti e dall'affiliazione della FIGC qualora queste società decidano di partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA. E anche la partecipazione a tornei e gare amichevoli non autorizzate dalla FIGC comporterà la stessa fine, la stessa dinamica. Quindi abbiamo visto, ecco il perché il sì e il perché no. Però ovviamente la questione si è portata innanzi alla Corte Commerciale di Madrid, che si pone alcuni quesiti. Il primo, la prima analisi che fa la Corte Commerciale di Madrid è in merito, ecco, come può la UEFA autorizzare un club ad organizzare una competizione, cioè sulla base di quale scelta discrezionale e su quale parametro oggettivo, quindi è la prima domanda. In merito alle varie sanzioni paventate sia dalla FIFA, dalla UEFA, in merito, ecco, soprattutto dalla UEFA, in merito alla partecipazione alla Superlega, queste sanzioni, secondo la Corte Commerciale di Madrid, sarebbero in contrasto con il diritto comunitario sulla base della libertà di stabilimento, libertà di circolazione di merci, di persone e libera prestazione di servizi. In questa analisi, ovviamente, la Corte Commerciale di Madrid si sofferma anche sul ruolo che assumono la FIFA e la UEFA, perché hanno il compito, ecco, di sfruttare e organizzare commercialmente la competizione, ma allo stesso tempo, le competizioni calcistiche, ma allo stesso tempo determinano, individuano i soggetti che devono organizzare la competizione, fissando loro i parametri. E quindi ci sono dubbi su questa posizione che assume quindi la UEFA, e soprattutto ci si domanda come queste due realtà hanno potuto sfruttare in maniera esclusiva il settore calcistico e soprattutto dal punto di vista commerciale i diritti economici derivati e di coprire il ruolo di organismi di regolamentazione con potere normativo. Quindi tutto sta sull'analisi di queste riflessioni e soprattutto sulla condotta della UEFA in merito e rispetto o meno dell'articolo 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in merito al divieto di intese restrittive della concorrenza e in merito all'abuso di posizione dominante. Parlando soprattutto dell'articolo 101, l'articolo 101 al terzo paragrafo prevede un'eccezione. Un'eccezione quindi al divieto di intese restrittive della concorrenza, da dove prevede che non ci sarà la nullità dell'intesa se questa intesa comporta un vantaggio, cioè un aumento, un miglioramento della produzione e distribuzione dei prodotti e soprattutto un progresso di natura tecnica e di natura economica. Pertanto si dovrà analizzare se la condotta, quindi il problema nasce su questo, se la condotta della UEFA è una condotta che è stata posta per garantire il progresso economico, tecnico del calcio, ma soprattutto l'integrità dello sport e di per sé di questa attività sportiva, oppure se questa condotta portata avanti è stata una condotta che ha inciso in materia di concorrenza, è stata una condotta lesiva della concorrenza.